Quasi 400 atleti provenienti da tutta Italia sono protagonisti per due giorni al Palapellicone dei campionati italiani di lotta. Nella prima giornata sono stati assegnati titoli di greco-romana e femminile. Da segnalare le affermazioni di Jacopo Sandron nei 63 kg e di Mirko Minguzzi, fratello dell'olimpionico di Pechino Andrea, negli 87. Nella lotta femminile successi di Aurora Russo ed Enrica Rinaldi, rispettivamente nei 57 e 76 kg, e sesto titolo tricolore per Emanuela Liuzzi nei 50. Ogni anno è sempre un'emozione vincere un titolo italiano per me stessa e anche per il mio centro sportivo Carabinieri, che sono arruolata dal 2017, e ringrazio anche loro che ogni volta mi permettono di essere sempre al massimo della mia forma. Senti, hai vinto questo titolo, però questo è un anno importantissimo per un altro traguardo. Sì, ad aprile, a febbraio avremo gli europei e ad aprile avremo il primo torneo di qualifica europeo, sperando di strappare un passo olimpico per Parigi. Tra i campioni italiani della libera, da evidenziare le riconferme di Benjamin Onis, Raul Caso, del bronzo olimpico di Tokyo Abram Congedo e di Gianluca Talamo, al suo settimo titolo. La valenza di questi campionati italiani. Sì, è un momento importante, sta iniziando la stagione che ci porterà in un percorso che ha quattro obiettivi. Il primo, gli europei a metà febbraio a Bucarest, e poi andremo alla prima qualificazione olimpica mondiale a Baku ad aprile, e l'altra, l'ultima e quindi la più importante, a Istanbul, per poter poi con i ragazzi, e speriamo che siano tanti, qualificati alle Olimpiadi, che sono il momento topico a Parigi, luglio-agosto. Questa è la start-up per poi iniziare le nostre competizioni internazionali e ci fa ben sperare, perché abbiamo visto sul tappeto un livello che ci renderà competitivi, credo anche a livello internazionale, per quello che riguarda il nostro futuro lavoro, per gli appuntamenti che abbiamo. E, naturalmente questo per noi è l'anno più importante, perché è l'anno di qualifica olimpica e vedo che tutti gli atleti hanno risposto a questo appuntamento preparandosi in maniera adeguata. Una gara nazionale vissuta però in ottica olimpica. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbi.